sale di Leonardo, che fin dal 1484 lo definiva sicuro, coperto, inoffensibile, che penetra tra i nemici con le sue artiglierie, capace di porre in fuga gran moltitudine di gente. Il carro armato, più che ausiliario della fanteria, è un'arma autonoma che ha sconvolto la tecnica e l'arte della guerra. Mano ferma, polso sicuro, grande abilità tecnica, amore del rischio, sprezzo del pericolo, ecco le qualità richieste ai carristi. E quelli italiani hanno già scritto su ogni fronte pagine di eroismo. I modellini che faccio mi sono reso conto di una cosa che si è poi rivelata vera. Più inclini le cose, meno spazio hai dentro per metterci la roba. Sì, però guadagni il fatto che c'è possibilità che il proiettile possa andare di scheggia. Sì. Sì, esatto, è un pro un contro, diciamo. Salve ragazzi, qui del 38. Oddio, c'è un Sommo francese. No, non è il Sommo, un P40. Non so cosa stai dicendo. Tu dove sei? Ah, Delta, quel tuo carro italico. Fianco. Ok. A fianco a te, eccomi qua, l'italico splendore. Ok. Mi piace che hai quella specie, cos'è quella dittator, parlaci del di quel cannone che è sul fianco dove in genere ci va la mitragliatrice, una mitragliatrice che hai. Cannone sul fianco? No, quella è una mitragliatrice. Quella è una mitragliatrice, ma perché ha un obice così grosso? Perché hai colpito quella casa in amicizia proprio un po'? Perché sono quelli là sono i cannoni, le mitragliatrici che stavano montate sulla versione dell'L3. L'hanno messa anche nel modello M. Sono due cannoni siciliani. Sì, sono due. Praticamente sono due mitragliatrici. Perché hai distrutto una casa davanti a noi così in amicizia? Perché era in mezzo alle scale. Le forze nemiche hanno conquistato una zona. Ok, comunque salve ragazzi, quello del 38 sono con Dictator e con Grievous, avete notato. Sono bloccato, il coso di legno non mi fanno passare. Minchia, è che l'ho distrutta anche. Non la distruggio cosa. Ah, ma siamo nel Giappone, minchia, allora possiamo fare l'ultimo samurai, qualcuno mi chiami Tom Cruise, no? Queste parti girare l'ultimo samurai 2 insieme. Ma io questa mappa non la conosco, sapete, questa è nuova. In Giappone, pappone! Carro armato davanti a noi, un... Non lo capisco. Un FLAC 32... No, se leggi FLAC è un antiaereo. Ogni volta che leggi FLAC è un antiaereo. È un T-34 alla nostra destra. No, T-34 non è un problema, quello è un problema. No, ma ci penso io, me ne occupo io. Ci stiamo perdendo. Abbassatemi perché sto per girarmi e non voglio colpirmi. Madonna che casino questa partita. Bellissimo, andiamo a distruggere il tempio giapponese. Vabbè, uno è caduto appena un albero, tutto a posto, come hanno detto. No, non sfonderai mai il muro. No. Te l'ho detto. Bellissimo. Non sfonderai mai il muro. Pensavo che se te poteva sfondare. No, sicuro, ma non hai la forza per sfondare. Capito? Ho notato che questo carro armato fa schifo. Ah, ma va? Con italico splendore che hai notato. Ah, cazzo, il capovito. Alzo, ho preso involontariamente un cingolo di un carro armato a caso. Due cingoli. Vabbè, sono saltato in alto. Ma che cazzo di mappa è? Non c'è una posizione per poter sparare. Dobbiamo prenderlo sul fianco, guarda, dove sei stato? Sono saltato in aria. Anch'io, vieni dietro di me. Io sono dentro. No, un Panzer 4 no, quel cavolo, ti voglio bene. Aspetta che vengo con l'autarchico. Andiamo, andiamo. Vieni. Guarda che bello che il mio Marder, che hai pure gli occhiolini. Il mio è più bello, andiamo. Ha gli occhi alla bocca così. Quando uno viene colpito rimane doppiamente colpito prima dal proiettile, come da un'autarchico splendore.
Invece che è più veloce, il mio mezzo è più grande del tuo, più potenza del tuo ed è pure più veloce. Non sai perché. In Germania non ci faccio montare nulla. È come quando ho scoperto che i tigri erano anche... cioè, andavano anche sott'acqua. Le nostre divisioni celeri contro le potenze plutocratiche. Demo Pluto Paperino Clan. Voglio impedire di risorgere dell'impero. Il primo ordine o l'impero il primo impero galattico? No, no, l'impero romano, roba mediterranea. Ah, volevo essere l'unico impero mediterraneo, visto che gli spagnoli hanno deciso di non imperare più. Però... c'è un aereo che da poi ha proprio puntato malamente. Solo perché sono un mago. Sì. Vedo qualcuno l'ha bruciato in fiamme, chi è? Dietro di voi ragazzi ci sta un flak, un altro 57 vicino al bordo. Ma che si frega dei flak, dai. Vabbè, rimane là. Non riesco a spaventare le allodole. E vabbè, però sta a vostra sinistra. Perché state salendo un monte che non ci riuscite a salire? Bravo dittato! Cazzo mi ha colpito. Di lato a sinistra sicuro. Ho visto, sì. Vabbè, ma io sta mappa non ci riesco a giocare in questa cazzo di mappa. Cioè, come faccio per andare a colpire? Perché siete andati a morire là sopra con tutto il bene di sto mondo? Ok, sta mappa non mi piace, raga. No, a me mi piace, schizzo, però devi giocare da sotto, non da sopra. Le colline ti massacri. Sei a vista proprio. Oh! Io vorrei bella. Sapere perché ce l'hanno con me. Oddio, è andato a schiantare qualcuno. Un altro. Ma ieri! Ma aereo maledetto, ma vattene via. Ti bombardo la famiglia. Bombardo la famiglia. Ti hanno preso di mira due, uno si è schiantato e là, ma è talmente brutto, no? Questo è il motivo per cui i tedeschi dopo un po' hanno smesso di bombardare gli aeroporti, gli inglesi hanno finito a bombardare. Oddio, ho visto un brutto veicolo davanti dietro di te. C'è meglio che mi ripari un attimo. Aspetta, è un flag, lo piglio di mira. Era un Stug 3! Che avevo mentre mi stavo riparando il veicolo. Era uno Stug 3! C'è una bella differenza tra un flak e uno Stug. No, perché sono affiancati. No. Ti sto raggiungendo. Mannaggia, no! Delta. Che ho fatto? Ma eri l'unica mia protezione mentre mi riparavo. Ho deciso di spontare perché tu eri morto. Ma sei tu che vai a suicidio. Io sono carino. Ma suicidio, ero nascosto sotto una collina con te che mi riparavi. Cioè mi riparavi. Mi supportavi. Beh, scortavo è un parolone, sono morto quando ho fatto cucù. Morto. No, ragazzi, allora. io lo Stug non lo bucherò nemmeno mai comunque, giusto per. Per battere uno Stug ci vuole un altro Stug, ecco perché. Sto arrivando Dictator, sto arrivando. Con l'L3. Esatto, sto arrivando. Fatto di acciaio. Fatto di puro acciaio e ferro. Indistruttibolo. Cazzo, il T-34, lo Stug di qua, il T-34 di là, attento che è una zona pericolosa, quelle sono saltato. Chi è che ti ha colpito? Lo Stug. Alla tua destra. Ah, lì? Sì. Dove è Delta? Vedi, sta in mezzo al cancello, una cosa di... Io sto scappando, arrivederci, ciao. A me non mi hanno mirato proprio, del tipo, che cos'è quel... è un topo, no? Lascialo andare. Io ho tirato tre colpi allo Stug, però non lo posso bucare con col carro. Qualcuno di voi è rimasto? Io. Porca miseria, cosa ho schivato.
Non so che cosa ho schivato, ma è stato qualcosa di il topo giapponese. Ma siete morti tutti quanti? Siete morti? Bucare uno Stug con un cazzo di carro M. Ma siete morti tutti quanti? Siete morti? Se sei rimasto solo tu. Ma chi se rimane l'ultimo carro armato e vince? L'ho conquistata la zona, per scoprire. Sei dittato, mi è sempre fatto ridere l'idea di Hitler in qualche modo che siano col mouse. Proprio col mouse a 10 km all'ora vince. Perché questi di colpo se no finiscono i carri armati, proprio non hanno più acciaio, non riescono a produrre più altri, quindi il mouse da solo deve andare fino a Mosca e conquistare tutto quanto e poi andare oltre gli Urali, sai? Ma effettivamente era un carro molto corazzato, se non fosse per il fatto che era lento. Era grosso come una casa. Era grosso, era lento, quindi era super vulnerabile praticamente. No, a me è piaciuto morire il documentario che hanno fatto sul mouse che è in Russia adesso, nel museo Kubinka. Questo carro armato non lo potremmo tirare fuori dal museo perché è stato costruito dentro il museo, quindi anche se avesse il motore, cosa che non ha, non c'è una porta abbastanza grande per farlo uscire. Per farlo uscire, effettivamente. Quant'è che è 220 tonnellate? Beh, mi pare di sì, lo sai. È un bella bestia. Però. Ragazzi, in tutto il mondo sono ancora vivo, sapete? Non è bello pensare che la torretta sola del mouse è più pesante di tutti i nostri carri armati italiani messicchi? Sì, sicuramente. Allora te ne è una cosa abnorme, su. Occhio che c'hai! In F16 un Wimbledon. Occhio al Panzer, occhio al Panzer 4. Ma Delta non ha paura, lui ha paura. Delta non ha paura. Il carrista italiano. Duro a morire, però me l'ha data. Mi ha carallato. Gelati. Oh, è stato bellissimo. Ah, hai visto che si è aperto? Hai visto dentro com'è piccolino lo spazio per l'equipaggio? Sì, ho visto che effettivamente se tu dovresti sapere cosa fare un'unica botola, ti metterne due e poi una. Lo sai che il modello L3? Non la versione anticarro, però la versione quella là con le mitragliatrici mi pare che è un'unica botola. Ecco. Oh, andava benissimo per me, ho fatto un sacco di punti, mamma mia. Ah, Delta finché Delta contento. Io sono sempre contento.